L'autismo al centro del convegno tenutosi questa mattina presso l'Hotel San Luca di Battipaglia. Obiettivo del corso organizzato dal Centro Medico San Luca, quello di realizzare un focus sul disturbo dello spettro dell'autismo attraverso la presentazione di due moduli teorico-pratici. L'autismo, che è una patologia in grave, in serio aumento dal punto di vista della sua incidenza, è, diciamo che è stata oggetto di attenzione crescente negli ultimi 10-15 anni. Laddove il sistema sanitario italiano, che in generale devo dirvi è uno dei migliori che ci siano in Europa e nel mondo, laddove il nostro sistema sanitario ha fatto dei grossi importanti passi avanti e soprattutto nell'ambito della diagnosi precoce, e iniziamo anche a vedere gli interventi precoci, gli interventi riabilitativi nel bambino, tutto sommato essere disponibili in ampie parti della nazione. L'azienda sanitaria di Salerno si è impegnata nell'ambito dell'autismo in quanto è stata tra le prime aziende in regione Campania a erogare le terapie indicate dalle linee guida, cioè le terapie ispirate all'analisi comportamentale applicata. Questo naturalmente ha comportato un riassetto organizzativo dei servizi e anche dell'erogazione delle terapie e anche uno sforzo economico da parte dell'azienda. L'autismo, o meglio i disturbi dello spettro autistico, sono una sindrome complessa e anche abbastanza eterogenea, la quale esordisce abbastanza precocemente. I primi segni infatti si manifestano anche prima dei 12 mesi di età, anche se non sempre è possibile attribuirli chiaramente a un disturbo dello spettro autistico. In questo caso si parla di un disturbo atipico dello spettro autistico. Poi successivamente questi segni, questi sintomi si rendono sempre più evidenti e quindi poi si struttura la diagnosi, che comunque non è possibile prima dei 3 anni di età in maniera definitiva e sicura e certa. Quando parliamo di disordini del neurosviluppo e nello specifico del disturbo dello spettro dell'autismo, dobbiamo considerare che è una condizione persistente del nostro paziente e come tale è una condizione che accompagnerà il nostro individuo per tutta la sua vita. Quindi noi neuropsichiatri infantili non solo dobbiamo intercettare le problematiche precocemente, ma dobbiamo anche indirizzare la famiglia a un percorso nel tempo che riguarderà momenti diversi, prese in carico diverse, necessità differenti a seconda dei quadri clinici che si vengono a sviluppare nel corso del tempo.